gli editori piangono, gli editori piangono. 9 editori su 10 hanno subito delle fortissime perdite. 9 editori su 10. La notizia dell'ANSA è una notizia fresca fresca. Io questa notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Sì, dicono che c'è di mezzo la pandemia, il Covid-19, ma la crisi viene da lontano, da molto lontano la crisi, viene da molto lontano. Io della crisi dell'editoria parlavo già in questo mio celeberrimo pamphlet. Editori e scrittori, che è del 2001-2002, questo celeberrimo pamphlet fu recensito persino nelle pagine culturali del Corriere della Sera, fu recensito persino dall'Avvenire, Corriere della Sera. Io ne parlavo già allora della crisi dell'editoria, senza aspettare il Covid-19, perché ormai è da tanto tempo che gli italiani non entrano più nelle librerie, sono in pochi coloro che entrano. E il Covid è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un bicchiere. C'entra relativamente il Covid, è stata la mazzata finale. E no, no, non si entra in libreria, il popolo italiano non entra in libreria semplicemente perché le notizie arrivano, non dico dai giornali cartacei, ma arrivano dalle televisioni. Perché anche le televisioni hanno dei programmi, diciamo così, culturali. Vengono da internet le notizie, vengono dagli smartphone, la crisi dell'editoria. E poi abbiamo la mazzata finale che è il Covid. Ma la cosa più grave, la crisi dell'editoria, nasce dal fatto che gli editori pubblicano cose che non possono interessare, perché la grande editoria pubblica opere di personaggi già famosi, magari persone che non hanno niente a che fare con la letteratura, ma che si mettono a scrivere anche loro per vanità. Uno non si può mettere a scrivere per vanità. La scrittura è una specie di vocazione. La grande editoria, per fare incassi, pubblica, che so, i libri che scrivono gli attori, le attrici cinematografiche, i campioni del pallone, personaggi che hanno già una grossa portata mediatica, ma sono. Anche un Bruno Vespa continua a pubblicare libri, continua a pubblicare libri. L'ultimo libro di Bruno Vespa, intitolato Perché l'Italia amò Mussolini, l'Italia, capito? L'Italia. Perché l'Italia amò Mussolini. Come fa una casa editrice a pubblicare un libro intitolato Perché l'Italia amò Mussolini? L'Italia è una realtà geografica non ha sentimenti. Oppure l'editoria continua a pubblicare le opere, che so, di un Corrado Augias che ha copiato, perché c'è un mio antichissimo video intitolato, sta su YouTube il mio antichissimo video, Corrado Augias non copiare. Oppure l'editoria celebra anche scrittori, sì, di valore, come Roberto Saviano, ma che sono stati condannati dalla magistratura italiana in tutti e 3 i gradi di giudizio per aver copiato. Nonostante la condanna in tutti e 3 i gradi di giudizio, Roberto Saviano è stato un grande giornalista sul quotidiano La Repubblica. Poi, senza colpo ferire, ha mollato La Repubblica ed adesso è stato preso dal Corriere della Sera. Perché anche il Corriere della Sera, che tra l'altro ha fondato una propria casa editrice che si chiama Solferino Edizioni, anche il Corriere della Sera ha scritturato Roberto Saviano, benché Roberto Saviano sia stato condannato in tutti e 3 i gradi di giudizio per aver copiato. E questa è la situazione. Io per esempio, Serafino Masoni, ho scritto tante opere, però non ho mai copiato.
sembra invece che coloro che copiano abbiano tanta fortuna. Io non ho mai copiato, ho scritto tante opere, ma non ho mai copiato. Allora la crisi dell'editoria, per la quale ci sono oggi 9 editori su 10 che piangono, 9 editori su 10 che piangono, la crisi dell'editoria è dovuta fondamentalmente a delle cattive scelte editoriali, perché i grandi editori prendono gli scrittori dai salotti letterari o dagli ambienti televisivi. Ecco perché la grande editoria non piangerebbe se pubblicasse opere come queste. Vedete La stirpe del serpente, dove si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Non le solite cose di Corrado Augias, che continua a parlare dei Vangeli. Lui non ci crede ai Vangeli, ma continua a parlare dei Vangeli in continuazione, ma la gente le sa già le cose, la gente sa già che i Vangeli possono essere veri come possono essere falsi, le sa già, si devono scrivere cose nuove, come La stirpe del serpente. Va bene, cari amici, io la notizia ve la lascio come linea di questo video, così potete constatare con i vostri stessi occhi che 9 editori su 10 piangono. Va bene, cari amici, cari editori, non piangerete più se pubblicherete le opere di Serafino Massoni, che per la verità sono già state pubblicate, ma Serafino Massoni ha ancora tante opere, come si dice nel cassetto. Serafino Massoni abbia quasi 81 anni, ha ancora tante opere nel cassetto. Cari editori, a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente che aspetta il popolo italiano nelle librerie. Ok.